Anna, va meglio? Sì, va meglio. Almeno carino. Se non fosse stato per lei, prof. Visto che sono stata io a convincerti a uscire con quel pazzo, ho cercato almeno di farmi perdonare. Povero quantunque. Anche se nessuno saprà mai chi era davvero, io non lo dimenticherò, il mio amico senza nome. Beh, dopo questa brutta avventura è bello avere qualcosa da tenere per sé. Però noi non perdiamoci di vista, mi raccomando. Ma no, prof, anzi, io avrò bisogno dei suoi consigli. Perché? Perché voglio tornare all'università. Ma questa è una bellissima notizia. Ciao! Dai, sbrigatevi! Non si può più uscire. Guarda. Il corpo della ragazza? Nel bagno delle donne, la scientifica e il medico legale sono già arrivati. Ah, senti, oltre all'omicidio della ragazza, c'è anche un'altra cosa che ti devo dire. La madre di una mia allieva si è sentita male, abbiamo chiamato l'ambulanza e adesso è già in ospedale. Ma perché c'erano anche i genitori dei ragazzi alla festa? No, la madre di Celeste, questa mia allieva, ballava sul cubo vestita da Catwoman. Era impossibile riconoscerla. Una cubista di professione? No, veramente è un avvocato pure affermato, ma... lui è Carloni, il proprietario di questo locale. Berardi, squadra omicidi. Molto piacere, Carloni. Può accompagnarci nei bagni, per favore? Certo. Seguitemi. Susi, ti occupi tu dei ragazzi? Certo. Prendi nota di tutto e trascrivi. Un'altra all'istante. Dai segni che ha sul collo direi che è stata uccisa da una pressione fortissima esercitata a livello dell'arteria carotidea. Sarò più preciso dopo l'autopsia. Mi raccomando, il prima possibile. C'è qualcuno che odia le cubiste. E a quanto pare le odia a morte. Mm-mm. Dottor, nel bagno degli uomini ci stanno le stesse scritte, anzi pure peggio. Il ragazzo che ha ritrovato il cadavere? Sta di sopra, gli ho detto di aspettare. È un mio allievo sconvolto. Ma stai tranquilla. Ah, Carloni, dovrei farle alcune domande. Prego, commissario. Prego. Si chiamava Marzia Landi e faceva la cubista qui nel mio locale. Da quanto tempo lavorava per lei? Da circa un mesetto. E anche questa sera ero convinto che fosse lei a ballare sul cubo. Mm. Invece evidentemente si era fatta sostituire a mia insaputa. Da Sara Barzocchini? Esatto. Mm. Commissario, ci vogliamo sedere un attimo? Ah, vieni, grazie. Con me che il commissario ti deve parlare. Quindi la donna che si è sentita male non lavorava qui? No. La conosceva? No. Mai vista prima. Mm. Dottore, il ragazzo è questo. Ah, siediti, grazie. Sei stato tu che hai ritrovato il cadavere della donna? Sì, è stato lui. Sì, commissario, l'omicidio è avvenuto dopo il malore di Sara Barzocchini. Ne sei sicuro? Sì, lui è andato in bagno dopo che Sara si è sentita male. Camilla, lo fai parlare, per favore? Scusa. Allora, raccontami esattamente tutto quello che hai visto. Aspetta, eh. E voi due potete andare, grazie. Sì, commissario. Anche tu, Camilla. Ah, ok. Dottore, come sta la signora? È fuori pericolo. Vi raggiungo in accettazione. Certo. Scusi, che cosa aveva ingerito? Commissario Berardi, squadra omicidi. Si tratta di veleno, dottore? Senza dubbio. La signora Barzocchini deve aver ingerito forse del liquore o del vino avvelenato con un tipo di veleno neurotossico. È sicuro? Camilla, le domande le faccio io. Scusi. Allora diceva, si tratta di un veleno neurotossico. Sì, è risultato dalle analisi del sangue. La signora Barzocchini è in grado di rispondere a qualche domanda? La signora non può muovere nemmeno un muscolo del corpo. Il veleno ha causato la paralisi totale, speriamo momentanea. Ha detto che si tratta di un veleno neurotossico. È questo che ha causato la paralisi dei muscoli? Esattamente. I sintomi del veleno ingerito dalla paziente sono simili a quelli provocati dal morso di un rettile velenoso, anche se la signora non è stata morsa da nessun serpente. E questo come lo spiega? Non siamo ancora in grado di dire con certezza se si tratta di un tipo di veleno estratto dalle ghiandole di un serpente. Beh, però è strano, perché ho letto da qualche parte che il veleno del serpente, anche se ingerito, è di solito innocuo. È così, dottore? Sì. E allora? In questo caso la paziente è stata molto sfortunata. In che senso, scusi? La signora purtroppo ha subito di recente l'estrazione di un molare. E quindi il veleno può essere entrato in contatto con il sangue. E come? Beh, attraverso quella lesione in bocca non ancora rimarginata. Non ci posso credere. Però lei ha parlato di paralisi temporanea. Oh, spero proprio di sì. E adesso, se mi volete scusare. Sì, la ringrazio. Parli troppo. Ho fatto due domande. Cinque ne hai fatte. Cinque? Cinque. Certo, l'assassino non deve essere un grande esperto di veleni, eh? E perché? Magari sapeva che la Barzocchini si era fatta estrarre un dente.
Ma dai, Gaetano, cosa dici? È chiaro che il suo obiettivo era uccidere Marzia Landi e infatti c'è riuscito. Forse abbiamo davvero a che fare con un maniaco delle cubiste. Ma forse sì. Stasera c'è un'atmosfera diversa, non trovi? Che c'è? Che rendi? Niente. Ma è il nostro bar. E la notte la clientela cambia. Dove ci sediamo? Ma non sono lì. Buonasera, commissario. Mario. Se viene a quest'ora mi rovina, Ho capito, Mario, che devo fare? Mi metto un cappuccio in testa? Magari. Poi non sono neppure in divisa. Però la faccia da poliziotto ce l'hai. Ma che vi siete messi d'accordo? La faccia da poliziotto. E poi questo lo dici tu. No, l'hanno detto tutti, commissario, se ne sono andati. Comunque la Barzucchini qualcosa deve sapere. Ma scusa, ballava sul cubo al posto di Marzia Landi. Ma è evidente che si conoscevano. Ma infatti Celeste mi ha detto che sua madre e Marzia erano amiche. E non mi ha detto altro. Domani andrò a parlare con la tua allieva. Magari sa qualcosa di più. Sì, però ti devo chiedere un favore personale, ma veramente, ti prego. Cerca di usare più tatto possibile con lei. Una ragazzina con la luna storta? No, un adolescente è un po' difficile, con i genitori separati. Vabbè, domani mattina la trovo a scuola. No, domani non viene, la posso pure capire. Però se vuoi ti posso accompagnare a casa sua. Non ci provare, sai. Io ci vado di mattina. E tu la mattina sei a scuola? Come fai? Io domani entro alla terza ora. Ciao Roberta. Un nipote si è rifiutato di mangiare il mio sushi. Dice che è allergico. E adesso non vuole andare a dormire perché ha fame. Dagli almeno dei biscotti. Senti, i biscotti vieni a darglieli tu, perché a tuo nipote ci pensi tu, va bene? Riattaccato. Poverina. Nervosa? Renzo, dimmi, che succede? Succede che io sono qui, sono sotto casa, anzi fuori, col taxi che aspetta di essere pagato. Io non trovo più il portafoglio, quindi non c'ho neanche un euro. Speravo di poter avere un euro da te, invece direi che forse potresti anche rientrare, vista l'ora. Non urlare, arrivo! Sbrigati! Ha riattaccato. Poverino. Nervoso? Andiamo, No, è importante che uno riesca a esprimere le proprie qualità, a tirarle fuori al meglio. Tu per esempio sei unica. Come fai a trovarti sempre dove non dovresti essere? I delitti non me li vado a cercare, eh? Ah, sono loro che ti vengono a cercare te. Mi capitano. Ma poi sempre delitti, omicidi, assassini. Come fai? Non lo so. E la cena col mattiniero Passarelli com'è andata? Oltre il mattiniero era anche piuttosto notturno. Parla, quanto parla. Però niente interessante, mi ha proposto di seguire tutta una serie di progetti. Che tipo di progetti? A tutto campo, non siamo entrati nei dettagli, anche perché a un certo punto ha dovuto offrirmi lui la cena, visto che io non avevo il portafoglio. Se te lo sei perso non è colpa mia, eh? Già me lo sono perso, ma poi l'ho anche ritrovato. E quando? Adesso, sul comodino, qualcuno deve avercelo rimesso, avendo dimenticato di metterlo nei pantaloni che avevo, dopo averlo tolto, come io avevo chiesto, da quelli mandati in lavanderia. Mi è passato di mente, può capitare, scusa, capito, certo. Sai perché? Dai. Perché ultimamente, Camilla, sei molto distratta. Scusa? Scusa, no, e passa tutto. Non è così facile. Non avevo il portafoglio. Mi dispiace. Però è stato difficile. Uno stava senza portafoglio. Mi dispiace tantissimo. Io stavo disinvolta. Mi puoi perdonare? Dipende. Da cosa? Dipende. Come è andata a finire la storia del sushi? Hai fatto la pace con Roberto? No. Sì, però prima ho dovuto telefonare in Brasile a mia sorella. Francesca mi ha spiegato che Nino non è proprio allergico al pesce crudo, ma ha come una specie di intolleranza alimentare. E poi Roberto ha chiesto scusa a Nino? Sì, alla fine, dopo una notte in bianco, guarda, un incubo. Ma a me è andata meglio, in fondo Renzo non era così nervoso. Beato te, almeno te hai dormito. Sì, dopo sì. Dopo? In alto a sinistra. L'ho visto. E allora suona. Marzia e tua madre andavano spesso a ballare insieme? Io so solo che da quando Marzia faceva la cubista, mia madre la invitava sempre. Vedi che la invitava sempre? Da questo si può presumere che fossero abbastanza amiche, quindi. Cosa fai? Mangi le patatine e vai sulla cicletta? Certo, così le smaltisco. Ah, capisco. E Marzia invitava tua madre a ballare al Black Light e lei ci andava?
Sicuro, una volta quella povera stronza di Marzia ha invitato anche me, ma... Scusa, ti spiace parlare con più rispetto di quella ragazza? Ho detto povera, prof. Lo so che è successo quello che è successo. Vabbè, torniamo al punto. Tu ci sei mai andata al Black Light? No, a me le discoteche fanno vomitare. Su questo sono d'accordo anch'io. L'avevo notato subito. Lei, oltre ad essere un bell'uomo, è anche molto intelligente. Spero di essere all'altezza del complimento, comunque ti ringrazio. Ci serve pure. Per caso sai qualcosa del fidanzato della ragazza assassinata? Chi? Paolo Cremaschi? Beh, loro due si erano lasciati da poco, lo ha mollato lei. Ma è strano, il barista della discoteca ci ha detto che ieri sera ha visto Marzia insieme a Cremaschi. Beh, mi sa che il barista ha preso una toppa. Sai se tua madre, a parte ieri sera, era solita... Aia, hai fatto male. Andiamo? Fammi finire. Andiamo? Fammi finire. Dicevo, sai se tua madre di solito sostituiva Marzia sul cubo mascherata da Catwoman? Perché non me l'ha detto subito? Perché non mi sembrava al momento ieri sera, mi sembrava inopportuno. Lì dentro c'erano tutti i miei compagni di classe, diventerò lo zimbello della scuola, una soggettona. Andate via! Tua madre non ha fatto niente di male. Ho detto andate via! Celeste... Ciao Celeste. Celeste, mi dispiace. Dai, andiamo. Andiamo, andiamo. Se la disturbo, c'è la sua fidanzata che vorrebbe parlarle. La faccia passare, grazie. Prego, può passare. E aspettatemi grazie. Nell'altro ufficio. Certo, figuratevi. Signorina. Buongiorno. Amore, non mi volevano far passare. Una brutta notizia per te. Che è successo? Non posso passare a prendere Nina a scuola. Ma mi avevi detto lo che... Lo so, però papà mi ha chiesto di pranzare con lui e non gli potevo dire di no. Vabbè, ci andrò io. Perdonata. Sei sulla buona strada. Pronto, Renzo? Sei da Livietta? No, infatti ti chiamavo proprio per questo. Non posso andarci. Ma come? Purtroppo Passarelli mi deve far conoscere un cliente molto importante. Ma non potevi dirmelo prima? Io ci ho provato, ma c'avevi il cellulare staccato. Certo che hai trovato staccato il cellulare, stavo facendo lezioni, scusa. Va bene, vabbè, ci vado io. Corri che è tardi, eh. Va bene, ciao. Ci venti, è tardi anche per me. Passarelli, che pizza, oh. Qualche volta telefono. Ma io sono felice di stare con Fiore Dano. Nino! Sì! E tanto che aspetti? Siamo rimasti, sono io in Livietta. E tua madre? Doveva venire papà a prendermi. Non ti preoccupare, adesso chiamiamo la mamma. Parti, ti prego. E mi vorresti dire che tu con quella... Devi partire! Ma guarda, niente sono io. E dai! Quando dico una cosa è questa, se vuoi vargliela chiedi. Aiello Baldini Martinelli! Aiuto! Arrivederci, mi scusi. Si figuri. Andate in macchina che arrivo subito. Dai, andiamo. Io sto davanti. Va bene. Cambi macchina, prof. Questa è arrivata. Ma che? Mio maggiolino è un piccolo gioiello. Beh, sarà. Comunque, tolga la marcia. Ah, sì. Bene, ora mette la seconda. Sì? Pronto? Prof, ma che fa? Camilla, ma che succede? Livietta è qua che aspetta tuo marito che non arriva. Sì, lo so Gaetano, di a Livietta di aspettarmi che arrivo, eh? Senti, ho un'idea migliore, ci vediamo al nostro solito bar. Prof, adesso la può mettere alla seconda? Sì. Ti aspettiamo là, eh? Ma non ci metterò meno di mezz'ora perché col traffico, figurati. Prof, se non mette alla seconda ci viene l'ernia. Certo, la seconda. Cambi macchina, prof. Perché? Va benissimo. Madonna che faticaccia. Certo, se domani ci mette 8. Ah no, se mi mette 8 io lo accompagno pure a casa.